Siamo qui alla nuova puntata di Special One e io sono con Matteo. E il signor Benji, il professor Benji, eccoci. Ciao. Qua. Spieghiamo un po' questo Special One, Benji. Un contenitore di musica, questa puntata in particolare con veramente una panoramica. Variamo. Di tutto quello che è i vari generi musicali. Pop, ad esempio, rock, alternative, lirica, poi passiamo anche alla danza, quindi tantissime cose. Tantissime cose, però ci sono anche le donne, giustamente. Ci sono anche le donne. E abbiamo Masha qui con noi. La nostra bellissima presentatrice. Ragazzi, detta così anche perché poi guardi, a vedervi mi sembrate il gatto e la volpe, e la cosa devo dire già ha un suo perché. Comunque, come dicevate giustamente pochissimo tempo fa, questa sera è una serata veramente molto ricca, piena di tantissimi generi musicali, come sempre poi insomma è un po' la nostra caratteristica qui a Special One. Il nostro palco però è già assolutamente pieno, c'è la nostra prima artista ed è Ally con Respira. Di rispetto e moralità, occhi nella nebbia, ma poi dove si va? 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 Dipendere da nulla, da niente, da nessuno, non è tenere in mano la propria libertà. E quando un corpo vibra senza lucidità, si spegne la speranza, dicendo la dipendenza. Soddisfa desideri senza il minimo sospetto. Donna di misteri a disposizione, ai minuti contati per essere passata. E tu respira, il cuore. Profumo. Sul palco di Special One, una vera e propria boccata d'aria con Respira. Però io so che Benji è al Max Devil Caffè con dei diamanti grezzi. Il Max Devil Caffè è, come vedete, è il momento in cui io sono qua a raccontare, a vedere se sono tutti pronti. Sì, tu mi sembri abbastanza elegante, abbastanza pronto, tu hai dei capelli con tanto balsamo che hai usato e tu direi che sei perfetto.
Quindi i Crude Diamond sono qui, sono a posto, sono pronti per andare sul palco. Vuoi solo dirmi, visto questa diversità di look, il significato che hanno? Sì, in linea di massima possiamo dire che siamo sei persone provenienti da ambiti completamente differenti, e questo incide sia sul look ma non solo, anche sull'ambito proprio musicale, perché certo, questo influisce e crea una sonorità diversa. E come avrete sentito dall'accento, sono di? Montelupo, Firenze. Wow! Per cui preparatevi, tra pochissimo li vediamo sul palco. Nel frattempo abbiamo l'intervista con la fantastica Ellie e Masha. Infatti io qua, insomma, la nostra artista con il suo gruppo seduti sul nostro divanettone rosso, non so come chiamarlo, esatto, visto, insomma, è un po' la nostra caratteristica. Ben arrivati. Grazie a tutti quanti, ben arrivata anche a te prima di tutto. Allora, Ali, insomma, il tuo percorso musicale, artistico è molto variegato, vedo che poi sei anche una performer, la cosa mi interessa molto. Esatto. E direi di partire dal di lì, perché insomma chi riesce a fare più cose a livello artistico insieme è davvero una cosa molto importante. Raccontaci. Esatto. Sono partita da quando avevo 3 anni a cantare. E precocissima. Precocissima. Neanche camminavi che già cantavi. Esattamente. E poi ho fatto esperienza di piano bar e ultimamente ho fatto un corso, mi sono diplomata, diciamo, come performer, come appunto annunciavi tu. Quindi ho studiato danza, recitazione e ovviamente canto. Al momento però vedo che comunque la tua strada sembra quella più proprio della cantante solista, della cantante cantautrice. Pop. Cantautrice. Sì, 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 sì. E ultimamente appunto ho imparato a suonare la chitarra, a un po' arrangiarmi con il pianoforte e mi sono dilettata un attimo a scrivere testi di canzoni, e Lorenzo Confetta, che è qua di fianco a me, che è il tuo produttore, poi diciamolo, che ti segue già da un po' di tempo, esatto, e mi ha insegnato, diciamo, a comporre in qualche modo e a poter parlare di me nei testi delle mie canzoni, che questo è molto importante, e si respira poi dai tuoi pezzi. Esatto. Ascolta, respira appunto. Respira. Come nasce questo brano? È un singolo? Sarà, sì, parte poi di un futuro album? Esatto, l'album lo stiamo finendo e uscirà a fine anno. Uh-huh. E Respira è nato praticamente da un mio lancio di protesta, perché ero stanca di respirare fumo passivo, di persone che non si curano affatto degli altri. Assolutamente. E quindi ho voluto con la musica raccontare, diciamo, cosa può succedere anche a un bambino che può crescere in una famiglia di fumatori, e quindi il mio unico, diciamo, messaggio è quello di stare attenti a chi ci sta intorno, quindi rispettare sempre comunque chi ci sta intorno. Molto bene. Ascolta, io so che tu hai un oggetto particolare che molto sempre ti porti, due oggetti, giusto, che ti porti uno dietro, uno che è l'orecchino, e lo l'orecchino, vedo. L'orecchino, che questo è il mio fans club, l'ha riconosciuto come segno ufficiale. Quindi tu ogni volta che ti esibisci sul sono palco. Obbligata. E poi no, so che invece l'energia la prendi da altre cose. Sì, che sono dalle le polsiere, una e un'altra due. Ma sono legate a, insomma, una cosa è particolare. È una questione psicologica, forse mi dà più forza. Scaramantica. Scaramantica, sì, esatto. Guarda, io ti ringrazio tanto di essere stata qui con noi. Grazie. Ti facciamo voi un grandissimo in bocca al lupo, perché insomma la strada secondo me è tracciata. Credi. È nostro piacere lasciare a tutti i nostri, insomma, amici, artisti che ci vengono a trovare la nostra targa di Special. Fantastico. One. Io ve la regalo. Grazie mille. Un grande in bocca al lupo, ragazzi, davvero a tutti voi, ci vediamo presto. Andiamo avanti con la musica, perché c'è Matteo, che sicuramente è un altro artista molto molto bravo da presentarci. Esattamente, Masha, sono qui e siamo pronti a ripartire con la musica con i Crude Diamond, Tormenting Whisper. There's something in my head, there's something in my heart, a whisper that I know can't go away. I'm here from a long, long time, looking for someone make me find, but I can't find that now, because the one that I want the most, it's you, I miss you. Everything of you, and I have to say the truth, I try to hate you, but I can't live without you, and in end, it's a tormenting whisper, your voice in my head, you are a cruel angel and you make me feel so bad. It's a tormenting whisper, your voice in my head, you are a cruel angel and you make me feel so bad.
from a long, long time, looking for someone make me find. But I can find that now, because the one that I want the most is you. I love you. Everything of you, and I have to say the truth. I try to reach you, but I can't live without you. And in it, it's a tormenting whisper, your voice in my head. You are a cruel angel, and you make me feel so bad. It's a tormenting whisper, your voice in my head. You are a cruel angel, and you make me feel so bad. So bad, it's a tormenting whisper, your voice in my head. You are a cruel angel, and you make me feel so bad. You make me, you make me, you make me feel so bad. You make me, you make me, you make me feel so bad. You make me feel so bad. You make me feel so bad. Il rock, diciamo, fiorentino, toscano, che ha una grande tradizione qui a Special One. La cosa bella di Special One è passare da un brano rock a qualcosa di, diciamo, che viene dal passato, la musica lirica. Sentiamo Masha che cosa ha da dirci. E infatti, Benji, hai proprio ragione, perché io ho il piacere di trovarmi qui con Matteo Macchione, che insomma ha una grandissima vocalità lirica e non solo, che poi fra pochissimo ci farà sentire. Beh, lo conosciamo, il grande pubblico già lo conosce, perché insomma vieni da Amici. Sì. Ascolta, ma io gli volevo fare una domanda. La difficoltà, ovviamente, forse è più tecnica magari per quanto riguarda il cantante lirico rispetto a un'interpretazione di un canto pop. Ti trovi comodo in tutte e due le situazioni o...? Beh, è sempre un po' come stare sul filo in bilico, tra un genere e fra l'altro, quindi bisogna stare attenti. Però mi trovo bene su tutti e due i generi. Io ho nell'iPod dagli Iron Maiden a Puccini. Quindi insomma hai una forbice molto ampia. Esatto. Va bene, allora io ti lascio preparare, perché per una voce come la sua ci vuole un po' di preparazione vocale. Intanto diamo la palla, passiamo insomma il discorso a Matteo, perché ha i suoi Crude Diamonds sul divanetto per intervistarli. E sono qui sul nostro divanetto con i Crude Diamonds. Complimenti ragazzi, bellissima esibizione, siete Grazie. Stati veramente grandi. Faccio vedere subito anche la vostra maglietta, eccola qua, The Crude Diamonds. Insomma, un portafortuna che vi portate sempre con voi, eh? Sì. Sempre dietro. Voi definite le vostre sonorità melodiche e crude. Se doveste inserirvi in un genere, qual è il vostro genere? Rock? Ovviamente rock? Il rock. Rock, rock. Rock? Doppiamente rock. Come nasce una vostra canzone? Perché so che i testi partono in inglese, però... cioè, arrivano in inglese, però partono da una stesura in italiano. Sì, dipende dal momento, dalla canzone, da chi parte la scintilla e poi tutto si evolve. Uno fa un riff di chitarra e si apre una situazione, ecco. Si apre una situazione, situazioni che voi vivete costantemente, perché avete fatto molti live ultimamente, sì, no? Se non sbaglio. Volete parlarci un po' di questa esperienza, che sicuramente è molto importante per una band emergente? Che siamo partiti piano, poi durante l'estate abbiamo sviluppato tanti live, molta attività live. Poi abbiamo deciso di chiuderci in studio per tirare fuori qualcosa di tutte le esperienze che abbiamo vissuto. Come dici tu, adesso vi siete chiusi in studio, state lavorando a un progetto importante che vi porterà alla stesura, possiamo dire così metaforicamente parlando, di un disco. Sì, speriamo che avvenga il prima possibile. Il lavoro è tanto, è lungo e speriamo di riuscire a estrapolare il meglio di ognuno di noi e metterlo nel disco. Non c'è mai stata l'idea finora di proporre anche qualcosa in italiano, cioè affrontare una sfida in un genere che propriamente, insomma, l'italiano non lo conosce? Sì, ci sono tante sfide, diciamo che ancora è tutto in cantiere e verrà fuori un bel lavoro. Verrà fuori un bel lavoro. Allora ragazzi, io vi auguro un grosso in bocca al lupo, vi lascio la targhetta di Special One. Grazie. Eccola qui, portatela sempre con voi nei prossimi live.
Un in bocca al lupo ai Crew Diamonds e noi continuiamo con la musica di Special One. Esatto Matteo, il momento è cruciale proprio perché adesso finalmente andremo a sentire sul nostro palcoscenico una grandissima voce. Si diceva poco fa appunto che insomma, passiamo con tantissima semplicità dal pop al rock al metal e adesso alla voce lirica. È un grandissimo piacere avere qui a Special One Matteo Macchioni. Matteo Macchioni sul palco di Special One, adesso lo invito a raggiungere Masha nel nostro salottino, ma io voglio chiedere a Benji una cosa, tu che sei un grande musicista, grande. Abbiamo ascoltato, sentito musica lirica, non hai mai pensato così di riarrangiare un pezzo in chiave pop? No, sai che è una bella idea, quasi ci penso e poi te lo faccio, quando mi dai il tuo numero di telefono te lo faccio sapere. Giovanissimo, però ha già una grande carriera alle spalle. Si diceva poco fa appunto al Maxville Caffè che sei di arrivo da questa fama avuta appunto da Amici, che immagino insomma ti abbia aiutato anche nel tuo percorso artistico. Beh, sicuramente Amici è una possibilità per crescere artisticamente. Perché è un'accademia, una scuola di talenti. Sì. E poi anche una bellissima vetrina ed è molto importante per i giovani perché oggi è difficile, molto difficile essere visibili e poter andare a proporre le proprie cose, la propria musica, la propria arte e probabilmente la televisione, in questo caso Amici, dà la possibilità di saltare alcune difficoltà che magari possono significare la differenza fra fare o non fare. Ascolta, ma nasci prima come cantante lirico o come cantante in generale? Allora, io sono un figlio del mio tempo, l'ho detto prima, sono particolarmente appassionato del rock, il rock dei Queen, il rock
anche melodico dei Toto, quindi mi piacciono molto gli anni 80. Sì. E sono cresciuto con questa musica, non sono mica cresciuto con Verdi e Puccini, mi sono approcciato con la classicità al conservatorio, perché tra l'altro ho fatto il Peri a Reggio Emilia, che è qui vicino. Esatto, e quindi sei un po' spronato a conoscere un determinato tipo di musica che sicuramente ha sempre quella patina di musica. Beh, di nicchia, musica elevata, invece nel un genere nostro, popolare. È nel nostro DNA, devo dirti, la musica melodica. Una cosa veloce, anzi importante comunque, adesso tu stai partendo con un tour teatrale musicale molto ricco, quindi un evento importante per quanto riguarda la tua carriera, è già iniziato, so il tour. Sì, si chiama Opera Prima Tour, lo stiamo portando in diversi teatri in giro per l'Italia, e è uno spettacolo che porta tante arti, a me piace mescolare, contaminare le arti, quindi c'è la musica del mio disco poi, d'esordio, esatto, alcune disco. Cover del repertorio italiano e internazionale, e poi abbiamo un cast di ballerini che fanno coreografie e soprattutto una grande voce del cinema italiano, Stefano De Sando, che è doppiatore di Robert De Niro e di tanti altri attori hollywoodiani, esatto, che verrà in tutte le tappe a leggere delle liriche, insomma, quindi uno spettacolo molto variegato e molto ricco, è tutto molto rigorosamente live. Benissimo, io ti faccio i più grandi complimenti nuovamente, anzi prima di lasciarti ovviamente vogliamo donarti la targa di Special. Grazie. One, perché ci fa tantissimo piacere, magari te la porterai dietro lungo il corso di tutta la tua tournée, che ti porti fortuna. Altro è proprio se californiano. Molto, bello. Molto, devo dire, fa molto, forse Broadway anche, mettiamola sì, così. Sì, sì, sì. Grazie mille Matteo, in bocca al lupo davvero. Crepi. E noi andiamo avanti, anzi do la palla a Benji perché ha qualcosa di interessante da dirci, sicuramente. Beh, diciamo che a me piace questa cosa che, di avere un corpo di ballo, per cui vi voglio presentare appunto Jessica, che insieme alle sue amiche e ragazze del Queen Style Crew ci fanno vedere un altro dei stacchi favolosi, e per cui Queen Style Crew! So far gone, forgot where I parked and lost my iPhone. Still looking good at pretty bad bitch in every city. Rocks, diamonds, I got plenty ice, but a cup not poor. The heat. Bravissimi, un grande applauso alle nostre ragazze, alle nostre queen. Beh, adesso è il momento di tornare alla musica. Ci sono i Chiatio con Mondo di Notte. Mondo di notte, è una storia infinita ma triste. È un ponte che si dilegua nell'aria e non si vede più. Mondo di notte, è un bambino che cade da un burrone, è una strada distrutta dalla morte che non finisce mai. E mi ricordo di notte che mi sentivo strano ma forte, dormire nella luna dolce che non atterra mai. Come una
arriva senza fermarsi mai. C'è tristezza e dubbio nell'aria, non so come mai. Mondo di notte, prova a andare anche tu nella morte e vinci la vita e vivi per sempre nei pensieri miei. Beh, quasi un tango anni 60 fatto appunto nel 2012, e questa cosa mi ha fatto molto piacere, per cui invitiamo tutte le band che sono interessate, i cantanti, le cantanti, ci manca un po' di femmine, per cui venite, insomma, partecipate. L'indirizzo è www.specialone.tv.it e poi, insomma, da lì troverete tutti i contatti, per cui andiamo avanti, abbiamo Matteo che ci racconta in un'intervista altri ragazzi. Ichiatio, eccoci qua, Mondo di Notte, benvenuti ragazzi. Grazie. Qui ho un oggetto che in questo caso rappresenta Alex, no? Un quaderno perché tu scrivi molto e insomma pensi molto, soprattutto di notte, Mondo di Notte. Sì, scrivo soprattutto di notte. Arriviamo a questo progetto che nasce, se non sbaglio, nel 2011 concretamente, no? L'anno in cui tu, insomma, hai cominciato questa collaborazione anche con il produttore Alberto Benati. Sì, al Studio Fan Club, sono andato lì e praticamente abbiamo iniziato tutto questo percorso di produzione di queste canzoni che da tempo erano ferme. Ecco, io adesso voglio fare vedere questa che probabilmente sarà la copertina del prossimo album, no? Che cioè uscirà quando? Del primo. Sì, il prossimo album che uscirà adesso a giugno. Un lavoro, quante canzoni, quanti testi, insomma, affronterà? Sono 8 canzoni. 8 canzoni, il genere come nasce poi una vostra canzone, l'arrangiamento, la creazione? Beh, l'arrangiamento si fa in studio. La creazione, a volte parto a scrivere un testo, da un motivetto in testa, oppure a volte, perché io sono batterista, parto da un tempo qualsiasi, mi invento tutta la musica e dopo pian piano parto a scrivere. Allora, io ti lascio la targhetta di Special One. Grazie. In qualche modo, insomma, un ringraziamento, un onore che lasciamo a tutti i nostri ospiti, in modo tale, insomma, che possiate ricordarvi di questo momento. I tuoi contatti, dov'è che possiamo trovare la vostra musica? Beh, su Facebook ho la pagina Chiatio, che c'è la copertina come foto, quindi è abbastanza riconoscibile. Allora, un in bocca al lupo e complimenti ai Chiatio. Grazie. Noi continuiamo con Special One, non solo musica, ma arte a 360 gradi. Infatti c'è una scrittrice adesso. A Special One si parla di musica, si parla di arte e ho qui un grande esperto che però ci vuole parlare di storia, Pietro, della musica. E anche sì, dell'arte. E anche dell'arte. Ho qui in mano una cosa che volevo leggere. Tante, tante volte ho pensato di farlo. Ora è davvero arrivato il momento. Ciao Rosy. Ciao Pietro, spiegaci, ciao Benji. Che cosa hai pensato di fare. E, tra l'altro qui vediamo già una copertina che è molto esplicativa. Sì. Beh, devo dire che sono anni che ho in mente, ho dentro
questa cosa che avevo voglia di fare, ed era un po' fare scoprire Augusto oltre il microfono, quello che era un po' nel privato, nelle cose più quotidiane. Me lo hanno chiesto in tanti, dai fans, agli amici, perché dicevano la gente non può capire che cosa fosse lui e quale fosse il suo modo di rapportarsi con la gente quotidianamente. È arrivato il momento perché ho incontrato un amico che è Marco, che è qua con noi. Ciao, ciao a tutti. Che mi ha soprattutto incentivato a farlo perché mi segue un po', io non sono una scrittrice, però mi piaceva raccontare con gli episodi forse i più significativi, quelli che mi ritornano in mente anche camminando per strada, vedendo una cosa che mi collega a lui. E lui mi sta seguendo e mi sta tenendo per mano per fare questa cosa e mi corregge un po' le bozze, mi fa un lavoro, direi, faticoso e anche di grande pazienza. No, in realtà... Sì. In realtà no, di base io sono un amico e quindi questo regna su tutto. In realtà il lavoro è sostanzialmente un divertimento, è appassionante, perché poi io non aggiungo, non tolgo nulla, io sostanzialmente ho un compito semplicemente di lucidatura, adesso non so come descriverlo meglio di così. Ecco, arriva tutto, arriva il suo sentimento, arriva l'ironia, arriva la poesia, la nostalgia, arriva tutto già. E io faccio un lavoro di rilucidatura e di sistemazione, ma è appassionante, non è nemmeno un lavoro. Dire che è un lavoro è... Le tue parole al vento, si intitola questo, sì, questo libro. Qui vediamo già una copertina, una bozza, che cos'è questo? Questo ci sembrava bello poter illustrare, perché a parole puoi dire tante cose, ma non riesci a prendere tutti. Allora, visto che il tributo, ci sarà quest'anno un evento particolare, perché sono 20 anni dalla scomparsa di Augusto, mi piaceva dirlo ai fans, dire guardate, questo è un promo di quello che uscirà il 7 di ottobre, perché la data della mancanza di Augusto, appunto la scomparsa di Augusto è stata il 7 di ottobre, e mi piaceva farlo uscire in questo anniversario. Però cosa, questo sarà... Cosa, hai già scritto delle cose? Sì, hai già... abbiamo già inquadrato alcuni racconti. Il primo di tutti è Mamma ti presento Augusto. Questa... Marco si è divertito la prima volta. Sì, perché sì, bellissimo. A me sembra un po', quando lo scrivo, di raccontarlo a qualcuno. In questo caso lo racconto a Marco, perché certo, dico chissà. Poi dopo lui è il mio termometro a volte, no? Perché mi dice sì, va bene, mi sono divertito, e allora prendo coraggio. Ecco, oggi c'è un momento nel libro in cui la vostra vita privata si è... incrociata anche magicamente con momenti musicali di Augusto? Beh, direi che era quasi inevitabile, perché intanto quando eravamo in vacanza non passava giorno che non chiamasse a casa Beppe per sentire se andava tutto bene. Lui solamente dopo aver sentito la voce di Beppe era tranquillo, però c'erano emozioni come col disegno, traeva ispirazione dalla natura, così a volte le situazioni, ed è successo in Germania. E dopo aver visitato un campo di concentramento, Augusta la sera fortemente ha pensato a quello che avevamo visto, e da lì è nata l'idea dell'uomo di Monaco. E lo racconto nel libro, ed è un episodio abbastanza forte, perché è stata veramente una giornata di grandi emozioni. Sicuramente è un libro che voglio avere anch'io, insomma, per cui ricordiamo quando uscirà. Sì, il 7 di ottobre, che è l'anniversario della scomparsa di Augusto, e quindi lo troverete ovunque. Esatto, e poi questo assaggio ce l'abbiamo durante il tributo, no? Sì, ce lo porteremo. Dei Nomadi, e, sì, e anche durante il live. Esatto. Quindi grazie Pietro, vieni a trovarci quando grazie vuoi, grazie Marco, grazie, e grazie Rosy. Grazie. Andiamo avanti con Special One. I see what you're doing. Come here. Baby, can you make me move? Show me what you do. Make me move. Baby, can you make me move? Show me what you do. Make me move. E proseguiamo con la musica, qui sul palco di Special One abbiamo Matteo Rovatti con Non è tardi.
Alberi spogli siamo noi, senza radici in un passato di valori. Ci condanneremo a stagioni senza fiori e poi ci perderemo ancora in rumori senza suoni con cui vivere, in cui crescere i nostri figli, i vostri figli e i figli ancora che verranno, troveranno un sole in lacrime di fuoco, bruceranno tutti i sogni e il loro scopo. Non è mai troppo tardi per cambiare. Non è tardi, non è mai troppo tardi per amare. Fuochi distanti siamo noi, senza speranza in un presente di occasioni. Ci soffocheremo il cuore senza esitazioni e poi ci sporcheremo ancora il sangue nelle tentazioni con cui vivere, in cui crescere i nostri figli, i vostri figli e i figli ancora che verranno, troveranno un cielo in nuvole di fumo, spegneranno i loro occhi dietro al muro. No, non è tardi, non è mai troppo tardi per cambiare. Non è mai troppo tardi per amare. Questo cuore, questa vita, questa terra ormai tradita, questo tempo che non può tornare indietro, ma può salvare se salvato il tempo che rimane per salvare te. Anime perse siamo noi, senza fiducia in un futuro di passioni. Ci rinchiuderemo in prigioni di pensieri e poi ci ammaleremo ancora tra incessanti radiazioni con cui vivere, in cui crescere i nostri figli, i vostri figli e i figli ancora che verranno, troveranno un mare sciolto nel veleno, sceglieranno la vendetta sul perdono. No, non è tardi, non è mai troppo tardi per cambiare. Non è tardi, non è mai troppo tardi per amare. Non è tardi, non è mai troppo tardi per cambiare. Non è tardi, non è mai troppo tardi per amare. Non è tardi.
Matteo Rovatti, non è tardi, sul palco di Special One. Caro Benji, non è mai troppo tardi, vero? Sì, per intanto fare... invitiamolo lo invitiamo. ad andare sul divano. No? So che tu hai in mente una cosa. Io ho in mente una cosa, Special One non ha un vero e proprio slogan, non l'abbiamo ancora coniato. A me piace questa storia che tutti devono andare al divano, io vorrei far dire a tutto il nostro pubblico. L'hai inventato adesso. L'ho inventato adesso, quindi noi a un certo punto diciamo, ed ora di corsa al divano! Allora, ben arrivato Matteo. Grazie mille. Dunque, sei di zona, diciamo, sei di Modena? Sassuolo. Di Sassuolo più precisamente, so che insomma fai musica, scrivi musica da tantissimo tempo, esatto. Da quando eri molto esatto, giovane. Esatto. E cosa ti ha avvicinato al mondo della musica? Ma l'esigenza indomabile e incontrollabile di dover esternare le emozioni. Emozioni anziché introiettarle, tentare di estroiettarle e condividerle sperando che potessero essere, che possano essere, insomma, abbracciate. Da qualcuno ovviamente che ascolta la musica, esatto. Perché poi il fine ultimo di tutto esatto, questo esatto. È che qualcuno riesca a recepire il messaggio. Esatto. Il messaggio infatti è un discorso che tireremo in ballo adesso, perché molti tuoi testi, come dicevi poco fa, tu sei un cantautore, sì. Vieni da esperienze di gruppi però prima, giustamente. Sì, esatto. Di cosa ti occupavi prima? Sempre di facevamo rock, sempre comunque rock, però si cantava in inglese, è partita tutto come esperienza a Long Island in America, con degli amici di Milano e brasiliani, come bassista e batterista. E dopodiché col tempo comunque ognuno ha preso delle strade differenti, io ho creduto che fosse opportuno, almeno per me, insomma, per stare per bene con me percorso. Stesso, continuare esatto come cantautore e tornare alle origini, quindi all'italiano, perché in effetti è quello che mi aiuta a veicolare nella maniera migliore quello che sento. Insomma. Cosa ti aspetti dalla musica? Cioè cosa la musica dovrebbe fare? Ma io spero solo che la musica mi tenga in vita, in poche parole, insomma, non voglio essere un po' troppo pesante, però non ti nego che il sogno, nel momento in cui si concretizza, con la possibilità di viverlo quotidianamente, mi permette di continuare a vivere, a respirare. E l'ispirazione, da dove la prendi? Quindi dalla tua vita, dal tuo vissuto, dalle tue esperienze, dai tuoi sogni, sono immagino? Sono sempre, assolutamente, anche sogni, visioni, sono sempre comunque, tento di trasportare in melodia e in parole vissuto personale, quindi tutto quello che vivo personalmente, sulla mia vita, sulla mia pelle. Ascolta Matteo, non è tardi, il pezzo che abbiamo sentito poco fa viene preso dal disco Vedere, che è un CD che tu hai pubblicato autonomamente in toto. Hai adesso altri progetti in seguito? Stanno per svilupparsi? Ma la speranza è quella di ricominciare di fatto con dei live acustici, perché è il mezzo con cui mi ti sento esprimi più meglio, mio agio, più esatto. E in Italia probabilmente, se va in porto un progetto con un artista inglese, forse alcune date anche a Portland e a Philadelphia. Bene, allora noi te le auguriamo di cuore. Prima di salutarti, come sempre, vogliamo fare dono anche a te della nostra targa di Special One, che ti porti grazie fortuna, mille. Quindi magari te la porti la porto. In America, te lo auguro di certo. Magari. Grazie mille, questa grazie la voi. Regaliamo a te, grazie per essere stato grazie con voi. Noi. E noi adesso passiamo nuovamente, insomma, dalla musica alla danza con le nostre Queen Style Crew. Popping bottles in the ice like a blizzard. When we drink, we do it right. Getting slizzard, sipping scissor. In my ride, like 3-6. Now I'm feeling so fly, like a G6. Fly. Brave le nostre ragazze, mamma mia, insomma, non ci facciamo mancare proprio niente. E adesso, chi c'è? Adesso c'è un nome particolare, non sì. È né nome e cognome, diciamo che è collegato al nome e al cognome, però si chiama Dipa. E ti ricordi Amarcord? Sì, la scena dell'albero punto? Dove c'era a un certo punto Ciccio Ingrassia che dice, cercava, cosa diceva? Voglio una donna! Quindi Dipa con Voglio una donna da amare. Voglio una donna da amare, che si confonda con il cielo e il mare, bella come la domenica, una donna che non si dimentica, una che nelle sue cose se la prende perché sa che è la migliore che c'è. Voglio una donna da amare,
che la mia vita sappia colorare. Libera come il pensiero, una donna che m'ama davvero. Fragile come un fiore, ma sicura perché sa che è la migliore che c'è. Questa canzone è per te. Non puoi dire no, che non sei così importante, ma lo sai cosa c'è. Puoi sorridi perché sai che sei la migliore che c'è. Voglio una donna da amare, l'esatto contrario di odiare, che abbia ancora voglia di giocare, dire, fare, passare. Una cui basta un sorriso e la perdoni perché sa che è la migliore che c'è. Questa canzone è per te e non puoi dire no, che non sei così importante, ma lo sai cosa c'è? C'è che dentro di te c'è già un posto per me, che diventi rossa subito se l'ho scritta per te. Non ci credi e la riascolti mille volte, poi sorridi perché sai che sei la migliore che c'è. Io che ci sto male se non mi telefoni, sollevare il mondo con le mani se mi accarezzi, i miei capelli mentre guido verso il mare. Questa canzone è per te e non puoi dire no, che non sei così importante, ma lo sai cosa c'è? C'è che dentro di te c'è già un posto per me, che diventi rossa subito se l'ho scritta per te. Non ci credi e la riascolti mille volte, poi sorridi perché sai che sei la migliore che c'è. Grandissimo Dipa con Voglio una donna da amare, giustamente, insomma, tutti cerchiamo qualcuno da amare nella nostra vita, è una grande verità. E mentre lui corre velocemente da Matteo sul nostro divano rosso, io passo la parola a Benji perché è al Max Devil Caffè con un altro personaggio. Beh, Masha, non hai fatto dire a tutti, tutti sul divano, di corsa sul divano. Hai ragione. Vabbè, comunque va bene così, la prossima volta lo faremo. Io sono qua con gli Oliver. Tutto bene? Tutto bene, sì. Hai inquadrato, fagli un bel primo piano sugli occhi, guarda che colore di occhi che ha, chiarissimo. L'unica cosa bella che ho. No, non dirlo così, oh, anzi, come... guardate qua che gruppo. Vabbè, Croce ha degli occhi. Siete... Sì, è vero. No, ma se hai belli anche tu, non vuol dire che l'occhio azzurro deve essere bello. Gli Oliver è un nome, sembra un nome troncato di un gruppo anni 70 che erano gli Oliver Onion, non so se li conosci. Facevano... Sì, ho sentito qualcosa, facevano... Sandokan, ad sì, esempio, Sandokan. Erano Guido e Maurizio De Angelis, facevano le sigle dei telefilm anni 70 più famosi, come ad esempio Sandokan, Orzo Way, eccetera, eccetera. Tutto questo non c'entra niente con voi, però nel frattempo ho dato la possibilità di andare sul divano, per cui passo la parola a Matteo, nel frattempo tra pochissimo vi sentiamo gli altri. E sono qui con Giuseppe, benvenuto Giuseppe. Ciao, ciao a tutti. Dipa in arte. Esatto, Dipa in arte. Cominciamo un attimino a conoscerti meglio perché io so che tu hai partecipato alle finali di Castrocaro nel 2008. Esattamente. Una grande esperienza per te. Fantastica, la prima, diciamo, importante esperienza su Rai 1. Che mi ha permesso, insomma, di avere... Ti ha aperto qualche porta. Sì, esatto. No, più che altro mi ha permesso di calcare i grandi palchi e di capire effettivamente cosa vuol dire, insomma, cantare in circostanze molto importanti. E poi l'anno scorso altra esperienza importante invece ad Amici di Maria De Filippi, insomma, esatto. Anche lì, insomma, una grandissima sì, una categoria particolare perché era la categoria degli aspiranti. L'anno scorso il programma era sviluppato in maniera diversa rispetto a quest'anno. E gli aspiranti erano coloro che dovevano sostenere un esame per poter entrare poi a far parte della categoria ufficiale del programma, che erano appunto i titolari. Ed è stata una grandissima esperienza perché comunque mi ha permesso di crescere sia a livello professionale, perché anche se è stata una permanenza breve di 2 mesi, hai comunque avuto modo di stare comunque con degli insegnanti, con delle persone che sono del settore, per cui sanno consigliarti, esatto,
che cosa è meglio, e anche a livello umano, perché io sono sempre stato un ragazzo di casa, per cui uscire per la prima volta da casa e dovermi arrangiare è stato piuttosto, insomma, è stato un bel salto di qualità. Proprio così, sì. Arriviamo invece alla tua arte, alla tua musica, Voglio una donna da mare, che sì, è il brano che ci hai proposto, però io so che tu stai lavorando a un progetto più vasto, più ampio, che prevede in qualche modo l'uscita di un singolo adesso nei prossimi mesi. Esattamente, in estate stiamo preparando diversi brani che mi vedono anche come autore, perché scrivo appunto anche io dei pezzi. Il brano che ho presentato oggi non è scritto da me, ma da Raffaele Chiatto. Sì, produttore di grandi artisti. Esatto, di Umberto Tozzi, ha collaborato con Adriano Celentano, con Povia ultimamente. Però appunto nelle canzoni a cui stiamo lavorando ci ho messo qualcosa di mio, quindi sono io che parlo in prima persona, insomma, di me, quindi, delle mie esperienze. Quindi l'arrangiamento, la scrittura... L'arrangiamento lo cura lui, ovviamente, e la scrittura la curo io. Sì. E quando è che sentiremo questo lavoro? Presto, stiamo lavorando appunto, come ti dicevo, per un progetto che dovrebbe uscire quest'estate, e abbiamo insomma creato diversi brani. Ovviamente vogliamo scegliere il pezzo su cui poter puntare con più maggiore convinzione. Esatto, con più convinzione. Dov'è che possiamo trovarti, sentire anche la tua musica adesso, sulla pagina ufficiale di Facebook Dipa, basta scrivere, è semplicissimo, sono quattro parole, e poi c'è anche Twitter, quindi potete trovare lì sia con Giuseppe Di Paola che con Dipa, e poi su YouTube, insomma, c'è il mio canale che è Pepe DP, dove potete trovare ovviamente tutte le mie esibizioni, ma anche qualche cosa su Amici, c'è un po' di tutto, ecco, insomma. Allora io ti lascio la targhetta di Special One e ti faccio veramente un grande in bocca al lupo, perché crepi veramente lupo. Ti abbiamo sentito, sei veramente forte, ti complimenti. Ringrazio. Noi adesso continuiamo con la musica di Special One e do la parola a Masha. Esatto, Matteo, io sono qua perché il nostro palcoscenico è già pronto, noi continuiamo di gran carriera ad ascoltare della musica, sono già pronti gli Oliver che ci fanno sentire Romantica Melodia. Che ti ho vista piangere, scriverò qui per te, che ti ho vista correre, dietro a nulla, dietro a tutto, a quel che è bello, a quel che è brutto, e tutto ciò che adesso ho. Scriverò qui per te, che sei chiara e semplice, scriverò qui per te, che non sai nascondere ciò che vedi e ciò che sogni, i tuoi viaggi e i tuoi ritorni, e l'imbarazzo quando ti spogli. Ma sei bella, bella, bella così, che arrossisce e non ti accorgi se ti guardo dentro gli occhi. Ma sei bella, bella, bella com'è, che hai bisogno di un perché per vivere. Ma sei bella, 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 ma sì, quante scuse ancora vuoi, di nasconderti non puoi, e arriva tu il tempo per noi. Per te che non ti vuoi più arrendere, scriverò qui per te che non ci vuoi più credere, a quei progetti poi lasciati al vento, a quei discorsi fatti senza senso, e forse anch'io sono solo un momento.
ma sei bella, bella, bella così, che arrossisce e non ti accorgi se ti guardo dentro gli occhi, ma sei bella, bella, bella com'è, che hai bisogno di un perché. Adesso dove vai? Tanto qui ritornerai. Questo è il tempo. Per visto che hanno quest'asta un po' alla Freddie Mercury, il buon, però del buon rock italiano, qual era il nostro slogan, te lo ricordi? Ed ora di corsa sul divano. Te lo ricordavi anche tu? Certo. Ed ora? Di corsa sul divano. Forza ragazzi, abbiamo però Masha che ci vuole raccontare qualcosa d'altro, sentiamo. Ma sì Benji, vedo che questo live motif della serata di corsa sul divano funziona e direi che insomma la utilizzeremo nelle prossime puntate, anche perché io adesso sono qua al Max Devil Café con il Panic Room e soprattutto con Francesco, insomma ci racconta un ciao po'. Ciao a tutti. Ciao a tutti, anche voi ragazzi, che questi ragazzi qua arrivano tutti da Parma, quindi sì. Non vi ho mai visti girare per strada. Vi mimetizzate? Ci stiamo poco. Ci state poco, perché insomma poi avremo modo di spiegarlo bene, perché i ragazzi sono sempre in giro e questo è importante. Fate cose particolari per quanto riguarda i pezzi, li scrivete, come vi muovete per quanto riguarda i vostri canzoni? Li scriviamo insieme, la maggior parte delle volte nascono magari da jam session in sala prove, oppure magari qualcuno porta qualcosa e poi ci si lavora tutti insieme. Perlomeno per questi 10 anni è stato sempre così. Infatti voi lavorate insieme da tantissimo tempo. Da parecchio direi. Mai litigi, mai tutto a posto, tutto regolare, sai, di solito i gruppi sono difficili da far andare. Qualche problemuccio ogni tanto, però fino adesso è sempre andato tutto, tutto bene, a posto. Sì. Sono, non c'è stato una Yoko Ono che ha creato problemi e cose varie. No, per fortuna no. Allora, adesso vi lascio preparare perché avrete bisogno del vostro tempo per insomma andare in palco e prendere posizione e intanto do la parola a Matteo. Esattamente, Masha, sono qui con gli Oliver che abbiamo appena sentito sul palco di Special One. Benvenuti ragazzi. Ciao. E complimenti. Una formazione la vostra che, vabbè, l'idea nasce nel 2009 e poi nel 2011 la formazione, quella sì, attuale. Quella che vedi adesso è nata appunto da un anno a questa parte. Ci sono stati vari cambiamenti e poi alla fine ci siamo ritrovati. Romantica Melodia è una canzone che nasce come? Insomma, ma Romantica Melodia nasce dedicata da... a qualcuno? Sì, è una persona diciamo, alla quale tengo molto, insomma, che non sto qui a dire. Però beh. Romantica Melodia nasce dal mio lato diciamo più sensibile, più romantico. E, insomma, e come ho detto prima, l'ho scritto pensando a questa persona qui e ne è venuto fuori un bel pezzo. E ne sono anche molto contento e ne siamo molto contenti. Ecco, quindi i pezzi come nascono? C'è la scrittura da parte tua? Poi sì, alcuni testi, la maggior parte dei testi scrivo io, poi c'è anche il chitarrista che è qua dietro, che scrive anche lui dei testi, io compongo anche così e dopo li arrangiamo insieme col gruppo. Ecco, voi adesso state lavorando a un disco, un lavoro molto importante per voi, insomma, sì, che uscirà, se non sbaglio, nel marzo. Sì, a fine marzo, per strategie commerciali hanno deciso di farlo uscire a fine marzo e lo si può trovare in tutti i negozi, Hotel del Rock si chiama il CD, e anche sul web, al sito www.terresommerse.it, che è appunto l'etichetta che ci ha prodotto. Avete avuto anche la fortuna di trovare un contratto discografico, quindi sì, in questi infatti, tempi non è una questi cosa tempi semplice. Non è, infatti abbiamo, insomma, c'è un sacrificio, però alla fine qualcosa ne abbiamo. Ecco, insomma, è cosa importante quando si fa la promozione poi di un singolo, di un disco, è anche il video, no? Quindi sì. Voi adesso siete anche in lavorazione di un video, che sì, deve sì. essere anche un bel gioco poi. Certo, stiamo appunto lavorando sul videoclip di questa canzone, c'è cioè dalla canzone che abbiamo ascoltato,
uscirà il videoclip insieme all'album per appunto promuovere il tutto. Bene, allora ragazzi, innanzitutto vi auguro un in bocca al lupo perché sono abbastanza bello. Poi la canzone è molto orecchiabile, cioè entra in testa subito, subitissimo. Vi lascio la targhetta, eccola qui, di Special One. Portatela con voi nella tournée, nelle prossime date, attacca nei prossimi sul cane, live. Eccola qui, ve la lascio e noi adesso andiamo avanti. Proseguiamo con la musica di Special One e do la parola a Masha. E li abbiamo lasciati poco fa, al Max Deville Café, si sono preparati sul palcoscenico Panic Room. L'energia dei Panic Room, veramente oggi a Special One abbiamo spaziato dai più vari generi musicali, insomma adesso veramente abbiamo avuto una grande carica. Vado però da Benji che è al Max Deville Café ha degli ospiti. Sai che di solito io sono qua, racconto un po', siete pronti, mi colgo subito una cosa strana, non so se riuscite a vedere, guardate. Si riesce a inquadrarlo. Cioè, invece di avere loro, non so, che so, il fazzoletto classico, hanno dei rifiuti, no? Dei rifiuti, sì. Perché noi abbiamo deciso di portare dei rifiuti. Quindi io sono qua con il mia tralvia che dialetto vuol dire non buttarlo. Stai più vicino col microfono? Scusa. In pratica facciamo musica con strumenti riciclati, cioè fatti materiale riciclato. Da tubi fino a battiscopa, fino a pezzi di legno vari, chiave inglese,
corde vecchie, insomma. Bello, bello. Io ho sentito le prove e devo dire che mi ha molto affascinato. È una cosa che, tra l'altro, so che avete fatto un tour, che già il nome ha un suo perché. Un tour. Lo Spazzatour. Lo Spazzatour, questo è già 2011, bellissimo. I vostri strumenti sono tutti costruiti, appunto, come abbiamo detto, e hanno dei nomi anche particolari, no? Insomma, sì, c'è una chitarra scopa. Una scopa chitarra. Vabbè, quello. Poi c'è il basso secchio basso, il tubofono. Lo xilofono inglese. Sì. Fatto da chiavi inglesi. L'iTube. Insomma, vi consiglio di rimanere. Perché abbiamo un rapporto affettivo con i nostri strumenti, che insomma va al di là. Dai, allora direi che intanto ci sentiamo l'intervista sul divano, perché so che avete bisogno di andare a preparare tutta la vostra strumentazione sul palco, e per cui do la parola a Masha, fra pochissimo vi vediamo. Grazie Benji, beh io sono qua con i Panic Room, che devo dire hanno ancora il fiatone dall'esibizione che si è appena concluso, vero Francesco? Di sì. Allora, beh, complimenti ragazzi, davvero molto energico, molto sentito, anche il pubblico ha gradito moltissimo, anche se magari insomma il new metal non è un genere che forse diciamo accoglie il più grande pubblico. Diciamo che non è facilissimo. Non è facilissimo. Si diceva prima al Max Devil Café che voi vi conoscete da tantissimo tempo, come nascete a questo punto? Allora, la cosa bella forse è proprio questa, cioè che ancora prima di essere musicisti, tra virgolette, siamo amici. Amici. Ah. Amici poi da parecchio tempo. Nasce appunto dalla conoscenza che si è creata in questi anni, ci frequentavamo a scuola, la passione musica. In comune che ci ha portato insomma ad andare avanti per quasi 10 anni, ecco. Quindi un rapporto davvero molto duraturo, molto forte. Sì, assolutamente sì. Il metal per quale motivo? Ha una forza prepotente per raccontare dirompente, le vostre storie? Sì. Diciamo che è il genere che ci rappresenta sicuramente di più, forse uno dei punti d'incontro che si è trovato. Ma chi è che scrive i testi di solito? Testi li scrivo io. E quindi poi gli arrangiamenti vengono fatti comunemente? Sì, sì, sì. Gli arrangiamenti insieme, i testi li scrivo io, qualcosa abbiamo scritto insieme. Ascolta, vabbè, ho letto nella vostra scheda che state veramente girando tantissimo in questo periodo, quindi complimenti, state tracciando una strada molto ben marcata, soprattutto aprite grossi concerti e poi andate fuori, all'estero, in Europa, che è sempre molto interessante. Ti dirò, sono state tutte delle bellissime esperienze. Il fatto di poter andare anche fuori dall'Italia ci ha aiutato, è stata comunque un'esperienza bellissima per aver incontrato altre culture, altre persone, locali differenti magari da come sono qua, persone differenti. Un'esperienza molto bella, sia quella che abbiamo fatto in Francia sia quella che abbiamo fatto in Germania. Punto importante poi è il vostro CD Equilibrium, che faccio vedere a casa, è stato insomma riprodotto da una nuova etichetta ultimamente. State scrivendo adesso nuovi testi, siete in programmazione con una nuova uscita CD? Noi speriamo di riuscire ad andare a registrare un nuovo disco entro la fine dell'anno. Ma quindi siete insomma al lavoro? Speriamo di farcela, le cose stanno andando un po' a rilento, però contiamo di riuscire a fare un nuovo disco per l'anno prossimo. Insomma. Beh, insomma, io ve lo auguro davvero di tutto cuore, ragazzi. Prima di tutto vi ringrazio davvero di essere stati con noi. Grazie a voi. Vi lascio la targa di Special One, che vi sia di buon auspicio e portatevela dietro. Grazie. Se andate insomma in Francia, da qualsiasi altra parte. Ve la dono, io vi ringrazio nuovamente, complimenti. E do la parola invece a Matteo, perché ci deve presentare il prossimo gruppo che si esibirà sul palcoscenico di Special One. Cara Masha, siamo in addirittura d'arrivo, come si suol dire, sul palco di Special One. Adesso con una strumentazione tutta particolare da vedere, ci sono i Mietral Via con una canzone di Paolo Conte, Via con me. Vieni via di qui, niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica, di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chick, chick. Dut du 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 ci bum ci bum bum. Dut du 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 ci bum ci bum bum. Dut du du du. Via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio.
perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di un innamorato di te. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chi chi. Du tu du 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 chi bum chi bum bum. Da ti du di du chi bum chi bum bum. Da ti du di du. Via via, vieni via di qui. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Luck my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chi chi chi. Du tu du 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 chi bum chi bum bu. Da ti du di du chi bum chi bum bu. Da ti du di du. Grandissimi i Mia Travia, ragazzi, complimenti davvero, bravi. Mia Travia, una canzone famosissima di Paolo Meravigliosa, Conte. Matteo, veramente bravissimi, oh, complimenti io, davvero. Non lo so, io sono rimasto, vogliamo vederli ancora meglio questi strumenti, tra l'altro loro cambiano anche, come dai, vedete, curiosi. Uno passa da uno strumento all'altro, tu hai suonato le ciabatte. Le ciabatte. L'infradito. Vediamo almeno questo, almeno il tubofono lo voglio vedere, oltre al basso bellissimo. Fatto con il, quello è il basso col battiscopa, Vediamolo. Fantastico. Lo stai quadrando, no? Beh, poi c'è la chitarra scopa. Sentiamo il tubofono. Oh, oh. Ragazzi. Adesso a proposito di classici, siamo pronti a sentire un grande classico suonato. Sì, di solito abbiamo la sigla finale. Di solito chiudiamo. E stasera cosa si è inventato? La sigla finale questa sera, insomma, visto che abbiamo loro, sfruttiamoli. Per Hai cui ragione. Un classicone che proprio tutti sanno. Di vediamo, se che... Masha indovina. Vediamo se Masha no, indovina. No, vabbè, adesso sentiamo, non sentiamo come fa. Mi dice qualcosa? Sì, è le trecce. Le trecce, il sole. Bionde trecce, gli occhi azzurri e poi le due calzette rosse e l'innocenza sulle gote tue. Voglio due arance ancor più rosse. Vai Masha, e la cantina. E la cantina buia dove noi respiravamo piano. Voglio tutta la band, tutte le band qui con noi. Se le code tue no, oh no, mi stai facendo paura. Dai! Dove sei stata, cosa hai fatto mai? Una donna, 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 dimmi cosa vuol dire. Sono una donna ormai, ma quante braccia ti hanno stretto. Per diventare quel che sei, importa tanto, tu non me lo dirai. Vai Matteo! Ma ti ricordi l'acqua verde noi? Oh yeah! Le rocce bianco al fondo, di che colore sono gli occhi tuoi? Se me lo vieni non rispondo. Yeah.
alla prossima! Ciao ragazzi, bravi!